Io volevo veramente iniziare ringraziando gli ospiti di questa sera. Non è facile intervenire dopo voi due, perché voi sapete qua chi anima, no, anche questo festival, militanti di centri sociali, associazioni, sindacati di base, bene o male tutti quelli che animano questo festival siamo impegnati in qualche forma di conflitto ambientale, in qualche, magari uno più grande, uno più piccolo, in qualche comitato che si oppone a una grande, media o piccola opera, una forma di saccheggio, no, del territorio e devastazione del territorio. Questo fa parte proprio strutturale del nostro impegno, della nostra militanza, cioè l'affrontare il tema del conflitto ambientale, della questione climatico, ambientale e territoriale fa proprio parte del nostro fare movimento, no? Del nostro fare politica. Non siamo ancora a livelli di società in cammino, ma ci stiamo lavorando. Per questo noi siamo davvero affamati, no? Siamo assetati di cercare, costruire, trovare nuove anche categorie analitiche, nuovi concetti, nuovi approcci, no, alla questione ambientale e climatica, perché davvero non possiamo più non affrontarla a un livello adeguatamente alto, no? Rivoluzionario, come si diceva appunto, sia perché non abbiamo più tempo da perdere in quel conflitto che, come assurdo, no, e falso, come lo definiva Jason Moore, tra lavoro e ambiente, ci ha inquinato per troppo tempo, no, questo falso dibattito. Lo ricordava Marco un attimo fa, sembra non possiamo più tornare agli anni 90, quando da giovanissimi attivisti ambientali ci battevamo contro, per la chiusura del petrolchimico a Porto Marghera e la produzione di morte, ci menavamo con i sindacati dei chimici che invece, in nome appunto del lavoro, del produttivismo, dello sviluppo senza limite, invece difendevano quel modello di produzione di morte e di veleni. Ma non possiamo più permetterci di affrontare il terreno della crisi ambientale come se fosse una contraddizione seconda, come se fosse uno sfondo, un fiocco, un orpello invece a quello che è la contraddizione primaria, no? Cioè quello del capitale, tra capitale e lavoro. Questa è un'autocritica, a proposito di autocritica, che abbiamo iniziato a farci, che ci dobbiamo fare anche noi militanti dei movimenti, dei centri sociali, perché è stato un retaggio che ci siamo portati avanti per troppo tempo, no? Vedere come se il conflitto, quello vero, importante, le contraddizioni fossero quelli legati alle questioni sociali del lavoro, mentre le cose ambientali erano un po' una roba che tu facevi, sì, per darti un tocco, no? Un tono, eccetera. Questo non ce lo possiamo più permettere, sia per la violenza della crisi climatica in atto, nel senso, poi adesso voglio essere breve e arrivare al punto in cui mi suggeriva Marco, ma dovremmo anche probabilmente farci un ragionamento attorno, da questo punto di vista, attorno al concetto di catastrofe, no? Cioè che è troppo spesso amica del sistema. Pensare alla crisi climatica in termini di catastrofe, spesso gli fai un piacere al nemico, perché la catastrofe sposta il problema a un futuro non ben definito, no? Un po' alla film hollywoodiano, in cui un giorno ti svegli e c'è New York sotto la neve. Non è così. La catastrofe è ambientale, è già in corso, ed è una concatenazione di una miriade di catastrofi, e esiterei a definirle piccole, perché in alcuni paesi, che poi tra l'altro sono quelli che meno hanno contribuito alla distruzione del pianeta, sono enormi catastrofi, della desertificazione, le alluvioni, eccetera, e poi magari sono quelli che respingiamo, che sono chiusi nella nave Aquarius e che il nostro ministro respinge e fa chiudere i porti, ma anche qui, cioè nei nostri territori, in Europa, nel nord-est, nel Veneto, nell'Emilia Romagna, cioè non è passato neanche un anno, ci ricordiamo tutti l'anno scorso, no, il delirio in cui la nostra regione, l'Emilia Romagna, è piombata, no, con questo continuo
altalenamento tra siccità e precipitazioni, in cui in un'ora cade la pioggia che non è caduta in tutto l'anno precedente, e creando non solo danni economici ma anche in termini di vite. Anche qui da noi il tornado che ha spazzato via parte dei comuni della Riviera del Brenta qualche anno fa, insomma, ne è una prova concreta. Quindi non possiamo più permettercelo, perché la crisi climatica sta mettendo addirittura in discussione le condizioni stesse di riproducibilità della vita in questo pianeta. Non lo diciamo noi del Comitato Grandi Navi, o i pensatori radicali marxisti, o i frichettoni vegani, che ne so. Cioè, lo dice il nemico, lo dice la Banca Mondiale. Quando negli ultimi rapporti dice: attenzione, perché con un aumento della temperatura di 2 gradi, non c'è più controllo su alcuni fenomeni a catena che si possono instaurare, per cui il metano nel permafrost che si scioglie, l'acidità degli oceani, il congelamento della corrente del Golfo. Cioè, già a 2 gradi non c'è un modello di prevedibilità di quello che può succedere. Considerando che Trump se ne va dal G7 quando si parla di accordo sul clima, che nessuno ha intenzione, cioè che i 2 gradi sono un'utopia, e già i 4, cioè su 4 gradi non c'è alcun tipo di garanzia di possibilità di vita sul pianeta, quindi già questo non ti permetterebbe più il considerare la crisi ambientale come qualcosa di sfondo, qualcosa di secondo. Non te lo permette neanche il capitale, l'ha ricordato Moore un secondo fa, cioè il capitale si sta già attrezzando, quel famoso 1%, l'8%, adesso comunque quelle percentuali là, si sta già attrezzando, si sta già adeguando a uno scenario di modificazione ambientale. Le multinazionali finanziarie, la truffa dei carbon trading, i futures climatici, i derivati meteorologici, le assicurazioni per i paesi in via di sviluppo, le armi e le nuove guerre che nasceranno, cioè c'è già quel tipo di adeguamento da parte del sistema, del capitale, verso un mondo climaticamente sconvolto. Ma come credo sia importante per noi movimenti, e come questa sera è iniziata a venire fuori in maniera veramente straordinaria, quindi davvero vi ringrazio di nuovo, non è possibile neanche teoricamente pensare una divisione della questione ambientale, del conflitto ambientale, da una più generale questione del conflitto di classe e sociale. Anzi, credo che strumento in più ci dà la discussione di questa sera. Noi c'eravamo, per quel poco che abbiamo studiato noi, insomma, dalla rilettura critica dei Grundrisse, no? Quindi dall'espansione del concetto di sussunzione reale del processo capitalistico, che dà I meccanismi di lavoro a domicilio, no, precapitalisti, fino, appunto, abbiamo definito biopolitici, no, i rapporti di dominio e di sfruttamento, quindi di un capitale che sussume anche la vita stessa, il codice genetico, gli affetti, insomma, appunto, da definire. Quindi in questo contesto, che poi spiegato benissimo dai relatori questa sera, non è proprio più pensabile, no, una separazione. L'esistenza di una wilderness, di una sfera naturale priva dei rapporti di classe, di dominio, di sfruttamento, proprio invece del lavoro e del corpo. Quindi quello che noi tentiamo di fare, quello che cerchiamo di fare a partire dai conflitti ambientali che animiamo e che viviamo, è proprio quello di cercare di creare dei momenti di rottura, no? Dei momenti di, vivendo il conflitto ambientale come conflitto sociale, dei momenti di rottura, di crisi. Nel libro, il penultimo libro della Klein, definiva la necessità di dichiarare la crisi, no? Perché le crisi vengono dichiarate dalle elite, dagli establishment. L'hanno fatto con la finanza quando sono craccate le banche, l'hanno fatto con la sicurezza quando sono venuti giù i grattacieli l'11 settembre, eccetera. Non dichiarano invece la crisi ambientale. La crisi ambientale va dichiarata dal basso, la crisi ambientale va dichiarata con i conflitti sociali ambientali, in questo termine
intendendoli con questo intreccio, e vanno dichiarati appunto dai movimenti e dai conflitti territoriali. E credo che i conflitti territoriali e ambientali abbiano proprio questo grande potenza, questo grande pregio, che è quello di essere dei movimenti, dei conflitti con i piedi ben radicati per terra, cioè ben radicati nelle comunità, che giustamente, no, la comunità, così come il bene comune, non è che c'è, perché quello glielo lasciamo a Papa Francesco, alle encicliche, no? Non c'è il bene comune del creato, che c'è in quanto tale. Il bene comune si dà attraverso anche quello, no? La lotta, l'interazione, la difesa di un certo patrimonio, relazione, però che guarda immediatamente al modello produttivo globale, al modello capitalista. Per questo noi diciamo che anche non c'è lotta ambientale che non sia profondamente lotta anticapitalista, e su questo la nostra esperienza, ed è quello su cui stiamo cercando da qualche anno di lavorare, può offrirci come strumento utile anche agli altri, perché, come diceva Marco prima, Venezia ha delle peculiarità. Se è vero in tutti i territori, l'equilibrio, il rapporto tra città costruita e città, tra virgolette, naturale, tra ambiente, cioè territorio che per noi è fatto di acque, e città costruita, è inscindibile. Cioè non c'è l'una senza l'altra. Cioè Venezia non esiste senza un rapporto in equilibrio organico con il suo territorio, che è fatto di acqua e acque dolci e salate, in un equilibrio sempre mutevole. Perché non è solo l'artificio della pietra e la natura dell'acqua, anche l'acqua nel caso di Venezia è un artificio. Le lagune non esistono come ambiente stabile in natura. Le lagune sono l'incontro sempre mutevole tra forze di acqua, di mare, forze di terra. Lasciata così com'è, o vince la terra o vince il mare, ma non resta la laguna. La laguna di Venezia è la laguna più antica del mondo, perché è un artificio di per sé. Cioè anche quello che tu leggi con gli occhi, no, come ambiente naturale, non lo è, perché è un millennio di sapiente intervento dell'uomo per mantenere un equilibrio dinamico. Quindi l'intreccio tra pietra, acque e carne, perché civitas senza urbs, almeno che non siamo in un convegno di archeologia o di storia dell'architettura, non ci interessa. Se le grandi navi passassero attraverso una città priva di residenti, a me sinceramente non me ne fregherebbe niente. Quindi Venezia può esistere solo per questo equilibrio, e credo che questo sia un grande contributo che può dare la lotta contro le navi. Che la lotta contro le grandi navi chiaramente parte da un conflitto, diciamo, anche classicamente ambientale, nel senso che inquinano, nel senso che distruggono, erodono i fondali, fanno un danno materiale, fisico, quindi è partita così. Ma nello stesso istante in cui parte come conflitto ambientale, classico, tra virgolette, immediatamente ti pone, per esempio, il problema su che tipo di modello di sviluppo, perché la nave da crociera, più che altre grandi opere, è proprio un modello tragico, ovviamente, secondo il nostro punto di vista, ma antropologico. Cioè la movida galleggiante, il gigantismo, tutta la questione del divertimento, delle cose. Il miglior libro che ho letto è quello di Wallace, una cosa divertente che non farò mai più, e pietra miliare, credo, del movimento, no, grandi navi, su questo. Cioè ti parla immediatamente di quel tipo di modello di sviluppo, che è immediatamente un modello di gigantismo, eccetera eccetera, ma ti parla anche di rapporto con la città, di un uso della città. Si inserisce immediatamente dentro a quel fenomeno di cui parlava Marco prima, dell'espropriazione da parte di un capitale estrattivo e veramente parassitario, di gestione e di idea completamente rispetto alla città. L'espulsione dei residenti, i residenti visti come un problema, un fastidio, i residenti che vanno espulsi perché la città deve essere un grande distretto
turistico, un grande parco a tema. Non a caso quel genio del nostro sindaco, come forse avete visto, ha messo dei tornelli all'ingresso della città, no? Che noi siamo andati a smontare, ha fatto un po' di casino, eccetera. Cioè, quando un'amministrazione comunale mette dei tornelli all'ingresso della città, dei cancelli, cioè mette un meccanismo, qua non siamo più nel Medioevo che tu devi fare le mura perché ti vengono i nemici, qua appunto i nemici, come diceva prima molto bene Raul, sono i residenti, sono i cittadini della città. I cancelli io li metto a un esercizio commerciale che io apro, chiudo e in tendenza simbolicamente metto anche un biglietto. In questo senso una nave da crociera non fa né caldo né freddo che la attraversi da un capo all'altro. È chiaro che invece è nemico di un modello di città vissuta che forse si avvicina a quello che raccontava prima, no, di comunità, che è vissuta dai propri cittadini in termini di servizi, in termini di vivibilità, in termini di casa, in termini di residenzialità e tutto ciò che rende una città una città. Quindi, questo per farla, ieri su questo diceva appunto Marco, c'è stata una grande mobilitazione cittadina, c'erano migliaia di veneziani in piazza, proprio a rivendicare con le bandiere no grandi navi e a partire quindi dal simbolo di una lotta ambientale, rivendicare invece la vivibilità di una città. Di una città intera e l'idea, un modello di un altro tipo di città. Noi credo che questo sia il contributo maggiore che noi possiamo dare, perché è inutile negarselo, no? Tanto anche il Comitato No Grandi Navi, i comitati ambientali, che ce ne sono moltissimi nella nostra regione e nel nostro paese, hanno comunque sempre il rischio di cadere in una dinamica NIMBY, no? Di cadere in una dinamica che io penso alla mia opera, tu pensi alla tua, lui pensa alla strada, io alla ferrovia, lui alla nave, e bene o male ognuno va per i fatti suoi. Io credo che la potenza, l'opportunità, la sfida forse è meno cinico di opportunità di questa situazione di crisi climatica è di cogliere appunto quel cambiamento rivoluzionario che ci può essere alla base di queste rivendicazioni, di queste battaglie. Se solo noi riusciamo a costruire un linguaggio comune, se noi riusciamo a riconoscerci che che stiamo parlando la stessa lingua e che stiamo conducendo la stessa battaglia, perché ci abbiamo i piedi per terra ma gli occhi che guardano a un modello globale, credo che davvero riusciamo e riusciremo a costruire quei germi, no? e quei legami per cui che sia una nave a Venezia, ma che ci riconosciamo che stiamo parlando esattamente la stessa lingua di un oleodotto nel Dakota oppure alle comunità indigene dell'America Latina. E quindi costruire quella vera rivoluzione ambientale e climatica che non può che essere globale e anticapitalista. Grazie, grazie mille Tommaso.